Pier Carlo Sarzi Puttini, il percorso diagnostico-terapeutico nell'artrite reumatoide in Lombardia. Ecco, oggi abbiamo presentato il percorso diagnostico-terapeutico dell'artrite reumatoide, che è il primo dei percorsi che la Regione Lombardia ha messo a punto per quanto riguarda il processo di diagnosi e cura delle malattie reumatiche. E questo percorso diagnostico-terapeutico è il frutto di una cooperazione di specialisti in reumatologia, ma anche di rappresentanti di medicina generale e della Regione Lombardia, con lo scopo di creare un percorso che abbia come finalità il paziente reumatico, ma che sostanzialmente riconosca un ruolo a specifici attori, in particolare al medico di medicina generale, lo specialista, nella gestione calendarizzata, programmata del paziente affetto da artrite reumatoide. Questo ci consente ovviamente di lavorare su una diagnosi precoce, in modo che la diagnosi venga effettuata prima, di una presa in carico del paziente più rapida, questo con l'aiuto sia del medico di medicina generale che degli specialisti in reumatologia, e ovviamente anche di educare meglio il paziente a quelle che sono le possibilità terapeutiche, in modo che il nostro obiettivo di remissione di bassa attività di malattia venga mantenuto nel tempo con l'aiuto di questi tre attori che sono il paziente, il medico di medicina generale e lo specialista, che nell'ambito dell'artrite reumatoide possono fare molto meglio di quello che in passato siamo riusciti a fare.